Lambrenes datto sedicesimo, mi asciugo tutto, non mi mollo tutto e quant'altro, eccetera, eccetera. In questo video toccherò tutti gli argomenti possibili, tranne quello del titolo del video. Un video clickbait importante, il titolo è totalmente clickbait. Sono qui dai boschi della periferia di Mosca, della cittadina chiamata Mosca, qui vicino al confine con la Svizzera del Nord, praticamente la Russia, Mosca, solamente con la produzione del palladio o del palladio, non mi ricordo, il palladio mi sembra sia stato scoperto da Giotto nel 900 avanti Cristo. Guardate che strade, guardate che asfalto qui nella periferia di Mosca, non troppo lontano dal confine con la Svizzera, un altro paese che io reputo top del mondo. Loro non producono il palladio, ma considerate che la Russia, solamente con il palladio ci si può comprare l'universo intero. E poi vengono a dire che in Russia si guadagna poco, ma se ve lo dico io, solamente con il palladio si possono comprare casa mia, casa tua. Io, Lambrenes datto, parlo bene, molto bene di paesi come la Corea del Nord, di paesi con dittatura tipo la Corea del Nord, tipo la Russia, però io vivo ancora in Italia, io, Lambrenes datto, non è che mi sono trasferito in Russia o in Corea del Nord, ne parlo solamente bene, così acchiappo i click di quelli che magari sono un po' più, no? Tendenti al complottismo. Non so neanche io se ci credo a queste cose, so solamente che grazie alla produzione del palladio qui la gente guadagna 7.000 euro al giorno, dove la benzina ti costa 7 centesimi al litro. Dove mangiare fuori in 17 persone ti costa 5 euro. Non dovete guardare gli stipendi, dovete guardare anche il costo della vita, no? Perché se io sto in Italia dove si guadagna 4 citrioli e una melanzana, però io ci vivo ancora, voglio dire, dopo andate in paesi come la Russia al confine con la Svizzera del Nord e vi rendete conto che qui i boschi sono praticamente perfetti, le strade, l'asfalto è perfetto. Io non so come la gente faccia ancora a vivere in Italia, dove anche io vivo, dove la gente ancora crede alla mano destra e alla mano sinistra. Non hanno capito che la mano destra e la mano sinistra sono tutte e due una combriccola, sono la stessa mano praticamente. E qui c'è la mano della cricca, la cricca, no? Soros, Bill Gates, loro controllano il mondo lì da quell'isoletta a sud della Francia, chiamata Irlanda. Lì la cricca Soros controlla il mondo da lì. Soros e Bill Gates. Perché voi pensate che la cricca sia fatta da Trump, ma Trump, io che sono un esperto massimo di geopolitica, come me non c'è nessuno. Trump è solamente una marionetta. I veri della cricca stanno in un altro pianeta, quello che inizia per M e finisce per una. No? Stanno lì, non stanno nel pianeta Terra. Sono alieni. Non so se avete visto quel film fantastico chiamato Essi vivono. Quello è vero, è tutto vero, non è un film di fantascienza, è un film vero dove la mano destra e la mano sinistra si vede che sono tutti e due una combriccola, tutta una combriccola, fanno la cricca, no? Okay? La cricca esiste, l'atterraggio su Marte del 69 è un fake, io non so come la gente faccia crederci a queste cose quando nel 69 gli americani atterrarono su Marte, io non ci credo. Io faccio video contro gli americani, però uso una piattaforma di stampo americano come YouTube
per pubblicare i miei video anti-americani, dunque sono una persona molto coerente. Io Lambrenesdat, sedicesimo, cioè faccio le cose proprio, ci penso e ripenso, per esempio prima di pubblicare un video deve essere veramente con l'informazione dettagliata al 100%, no propaganda. Nel mio canale non è ammessa la propaganda, non è ammessa, qui è tutto genuino. Io vi sto parlando dalla periferia di Mosca, vicino a San Pietroburgo, al confine con la Svizzera tedesca. La Svizzera lì è un altro mondo, guardate, vi faccio rivedere i boschi qui e le strade, i tipica vegetazione, no? dei boschi della periferia di Mosca. Ragazzi, per questo video è tutto da Lambrenesdat, sedicesimo, un caro saluto, ciao.